Ciao a tutti, dopo le richieste che mi sono state fatte sul canale YouTube e su Facebook, inerenti all'ultimo video che abbiamo girato che presentava una scena di inseguimento, ho deciso di fare questo tutorial per spiegare come ci siamo mossi per realizzarla. Allora, il primo problema che abbiamo trovato, e troverete anche voi spesso nelle location, è che non sempre potete, disegnare una mappa o un percorso proprio come lo volete voi. Probabilmente le location dove si gira avranno dei problemi logistici di accesso, o magari se sono location abbandonate come quelle che usiamo noi, si fa un sopralluogo, la volta dopo si va a registrare, questa location è modificata, hanno bloccato degli accessi. Non c'è da preoccuparsi, in realtà dovete pensare alla qualità della fotografia e delle immagini. Per cui innanzitutto trovate delle belle location all'interno del luogo dove girate, che presentino una bella fotografia, e successivamente in post-produzione potete modificarla per ottenere un senso al percorso che avete dato. Ora vi faccio vedere le prese che abbiamo fatto noi. Allora, si compongono di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 take, di cui 2 sono composte da altri 2 take, per cui in realtà non sono 8, ma a gruppi di 2, 4 vengono unite. Ora vi faccio vedere che cosa sono. Cioè, l'inizio della fuga, diciamo, di questa fuga del protagonista parte da una mia corsa verso di lui. Quindi Steadicam, scusate, Flycam e corsa verso di lui. Poi c'è un continuo di Flycam in cui lui scappa dalla prima location dove siamo. Quindi fuga dalla porta, inseguimento degli altri due. Poi c'è una ripresa ancora da dietro e queste due verranno unite con un effetto. Questo è. Poi abbiamo una ripresa dall'alto a cavalletto. Qui lo si vedono, io seguo la corsa. Poi abbiamo una rampa di scale, fuga su rampa di scale. Poi abbiamo da un atrio, da un corridoio, si vedono loro tre che scappano, cioè meglio lui che scappa e loro due che lo inseguono. Poi abbiamo il finale, dove sul piano di arrivo. Ecco, questo è l'arrivo. E poi c'è l'ultimo pezzo con lui messo alle strette. Anche questa operazione, anche questi due take saranno uniti da un effetto. Che questo non vediamo, adesso non vi faccio vedere l'effetto, ma vi faccio solo vedere di fila. Allora, proviamo a unire tutta la scena di inseguimento. Per motivi logistici abbasso la risoluzione del playback perché sto anche registrando, però vi dà l'idea. Fuga, 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 ancora scale, ancora fuga, arrivo. Messa alle strette. Allora, in questo modo la scena dell'inseguimento non va bene. Perché? Allora, andiamo ad analizzarla. Parte la fuga, corsa, e fino a qua va tutto bene. Qui manca l'effetto di giunzione, ma questo basta anche una transizione semplice. Fate attenzione adesso. Tutti e tre girano a destra. Nella scena successiva, la mia panoramica va da destra a sinistra. La rampa delle scale non dà problema. Girano a destra ancora. Scappano a destra. E seguono così. Allora,
I problemi sono i seguenti. Una volta girato a destra, qui, non è credibile, una volta girato a destra qui, non è credibile che arrivino da destra così. Sarebbe meglio che arrivassero da questo lato. Ora infatti utilizzo un horizontal flip. Se voi osservate ora, immaginate che io fossi da un piano superiore. Vedrete che dà più continuità. Vedete? È come se io fossi appena fuori l'angolo da sopra e stessi riprendendo la scena da sopra. Flippando in questo modo, però, qui la scala va ancora bene. Non c'è problema. Gira a destra. Qui, corsa a destra. Visto che qui c'è un panorama all'esterno, ci sono altri palazzi, è poco credibile, poiché in questo senso risulterebbe che io stessi registrando nell'aria aperta. Vedete? È impossibile girare così. È molto più credibile che io fossi all'interno di una di queste stanze a girare. Quindi questa scena, se la flippo, corsa, 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 ecco che è più credibile. Ma si crea un problema, perché scale destra, arrivo da sinistra. Arrivo, scusate, giro a destra, dovrei correre verso destra, mi sto correndo verso sinistra. Flippiamo anche le scale. Destra, corsa, rampa di scale, credibile. Sinistra, sinistra. Arrivo e fine. Proviamo a rivedere la scena in questo modo. Corsa. Corro verso destra. Corro verso destra. Salgo le scale, giro e corro verso sinistra. Stacco verso sinistra. Da dietro con palese indicazione che registravo da sinistra. Arrivo. In questo modo la corsa è più credibile e mentalmente nella testa dello spettatore si crea un percorso ideale, no? Si è riusciti a creare un percorso credibile. Abbiamo dovuto registrare le take non con questo, in questo modo, ma in punti differenti perché, come vi spiegavo prima, alcuni luoghi dove eravamo non si riusciva a raggiungere e a creare un percorso credibile, per cui analizzando quello che abbiamo deciso di poi in post-produzione di fare questa operazione. Adesso mettiamo, per rendere più cinematografico, aggiungo alcune colorazioni che ho già creato precedentemente e metto un effetto cinema. Aggiungo sostanzialmente delle barre e una correzione colore veloce, in modo tale da farvelo vedere meglio. Ora aggiungo anche delle dissolvenze semplici nei punti che abbiamo detto prima. Facciamo una semplicissima cross dissolve. Stessa cosa qua. Aggiungiamo un cross dissolve anche qui. L'effetto utilizzato poi nel video è differente. Questo ora serve solo per dare un'idea. Proviamo a rivedere la sezione della corsa d'inizio alla fine.
parte gli effetti che poi quelli utilizzati nel video legano di più, hanno un effetto differente, permette di legare meglio. Vi dico un paio di accorgimenti quando utilizzate queste tecniche. Allora, fate attenzione sempre a piccoli dettagli, per cui scritte evitatele, se sono scene veloci fatelo, se sono scene lente no, perché se voi guardate questa scena, il primo personaggio ha la borsa in mano a destra, flippando la borsa la tiene con la sinistra. Il problema, il vantaggio, diciamo, di questa tecnica è che in questa scena è molto veloce, per cui difficilmente si apprezza questo dettaglio. È sempre un rischio, per cui cercate di, se già lo sapete precedentemente, fategli fare la scena con la borsa in mano, nella mano opposta, in modo tale che flippandola corrisponda. Scritte: se sono scritte intellegibili, evitate. Questo è un murales, per cui girato difficilmente può anche sembrare voluto, la lettera al contrario, e comunque non si capisce, sembra un disegno. Inoltre qua sono di schiena, quindi non sono presenti scritte che possono trarre in inganno e far capire che c'è qualcosa che non quadra. Stessa cosa qui, abbiamo sfruttato un controluce, per cui la borsa oggettivamente è difficile capire se è tenuta con la sinistra o con la destra. Nelle parti dove è più lento ovviamente è dritto, e quindi richiama l'inizio del video in cui si vede chiaramente che parte con la borsa in mano a destra. Questa è la tecnica che si può utilizzare per ricreare una fuga credibile in situazioni guerrilla con location che prevedono purtroppo dei cambi nel tempo da un sopralluogo all'altro, oppure proprio dei crolli, oppure delle inaccessibilità in alcuni punti, e quindi questo trucchetto può aiutarvi in queste situazioni. Vi ringrazio per la visione, vi invito a guardare il video terminato, completamente montato con gli effetti giusti, sul canale, su YouTube. Il video è per Mastro Cola e anticipa l'uscita del suo mixtape. Il pezzo è Expressed Toad. E grazie a tutti per la visione, alla prossima. Ciao.